Vibo in trasferta, Modena in trasferta, due partite lontane dal Palabanca che erano viste con un po' di tensione, invece due partite 6 punti. E la cosa più importante è appunto i 6 punti di queste due trasferte. Siamo ovviamente contenti di tutto questo, ma abbiamo ancora dei margini, quindi quella è la nota, come ripeto da un po' di tempo in qua, positiva, è che dobbiamo sfruttare i momenti importanti per dare quell'accelerata, quel quid, quel qualcosa in più che abbiamo ma non abbiamo ancora tirato fuori. Oggi vi siete dimenticati di scendere in campo nel primo set, poi siete stati bravi dal secondo in avanti a recuperare. Allora, la nota positiva è che nonostante una partenza del genere, partenza da brivido, siamo riusciti a recuperare, insomma, dopo a vincere la partita. La cosa negativa è che una squadra del nostro calibro non può permettersi, sicuramente può perdere il primo set, può perdere la partita, tante cose, ma non può permettersi, insomma, perderlo a non mi ricordo quanto, 11 o una partenza così, così brutta. Ecco. Per quanto ti riguarda hai giocato davvero capitano, nel terzo set 3 o 4 palloni difficilissimi sono arrivati a te, tu li hai messi per terra nel momento più importante della partita. Ma mi capita spesso di giocare delle palle alte, insomma ognuno ha un compito ben preciso nella squadra, il mio è un po' di più quello di giocare le palle alte, sono andate bene ma è tutto un, diciamo, un lavoro di squadra, non è. Alla fine io sono il finalizzatore, ovviamente come dici tu il merito viene a me, ma dietro ci sono tutti gli altri, quindi la cosa positiva è, ripeto, di essere stati capaci di venire fuori da questa cosa. Non si può dire che adesso vi attenda una settimana tranquilla, domenica avete Cuneo, in palio c'è il terzo posto che è una posizione importante, poi insomma Trento ha perso, quindi metterlo nel mirino forse adesso è un po' troppo, però insomma è lì anche Trento. Ma se non guardiamo la classifica è meglio, perché dobbiamo soltanto migliorare noi e essere più continui nel gioco, poi una volta che è tutto a posto a casa nostra, è tutto ben ordinato, bello pulito, preciso, possiamo andare a metterci il naso a casa degli altri, ma finché da noi non è tutto a posto dobbiamo concentrarci più su di noi.